Cristo non fosse risorta, vana sarebbe la nostra fede, che ricorda l'Apostolo Paolo. Noi crediamo nel Signore corpo, nel Signore vivo, nel Signore della vita. Particolarmente bello l'annuncio che l'angelo dà ai discepoli. Non temete, non temete, non abbiate paura. Questo invito in tutta la scrittura lo troviamo 365 giorni, quasi come se il Signore ce lo ripetesse ogni giorno della nostra vita. Non avere paura, perché l'ultima parola non è morte, ma l'ultima parola è vita, l'ultima parola è risurrezione. Vogliamo allora chiedere al Signore che metta nel nostro cuore questa gioiosa certezza di essere figli della luce, di essere figli amati e salvati da Lui con la sua morte e risurrezione. Tu sei la verità e la vita. Tu sei la risurrezione e la vita. Tu sei il vero Dio e la vita eterna. Ed ora invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sulle persone a noi care e su quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Di corsa in albergo. Mancano due minuti allora. Resuscitò, resuscitò, resuscitò. Thank you.
resucitó, resucitó.